Ciao a tutti amanti dei libri e bentornati sul canale. Oggi io e Stefania vi parliamo di un romanzo che ha fatto molto discutere per la sua recente trasposizione cinematografica diretta da Sofia Coppola. Sto parlando dell'Inganno di Thomas Cullinan, una pubblicazione Dea Planet. Prima di parlarvi delle nostre impressioni sul romanzo, un breve accenno alla trama. Il romanzo è ambientato in Virginia durante la guerra di secessione e racconta la storia di un ufficiale dell'esercito unionista, il caporale John McBurney, che gravemente ferito in battaglia verrà accolto presso il collegio femminile di Miss Martha, la quale, insieme alle sue ragazze, deciderà di prendersi cura di lui anziché consegnarlo ai soldati della Confederazione. Tuttavia, la presenza di un uomo, e per di più aidante, in un luogo di sole donne represse e castigate, sarà fonte di tensioni via via sempre meno controllabili, che daranno luogo ad un calderone di intrighi, gelosie, attrazioni, trasformando la degenza in qualcosa di torbido e distruttivo. Quello che mi ha maggiormente colpito del romanzo è sicuramente l'ambientazione, molto vivida e suggestiva. Ho trovato fantastiche le descrizioni dell'atmosfera tetra dai contorni gotici che avvolge il collegio e che sottolinea il senso di sospensione che regna nelle sue stanze. Anche il ritmo della storia è lento e disteso e scandisce la stanca ripetizione dei rituali quotidiani che caratterizzano la vita nel collegio, dalle lezioni di francese alla preghiera serale. L'atmosfera tetra e il ritmo lento di cui vi ha appena parlato Luce mi hanno ricordato molto il romanzo Le Vergini Suicide. E quello che per Luce è lento e disteso, per me è noia. Per tre quarti del libro non succede nulla di che. Non c'è nulla che aggiunga tensione o ansia e che ti faccia spasimare per scoprire cosa succederà in seguito. Solo tante pagine di una lentezza estenuante che aiutano giusto ad inquadrare le figure femminili del romanzo. Quello descritto dall'autore è un universo circoscritto, un microcosmo interamente femminile, isolato dal resto del mondo e governato da un rigido sistema di regole. Le ragazze del collegio vivono in uno stato di cattività da cui vorrebbero fortemente fuggire, e da questo punto di vista la figura del caporale rappresenta la novità in grado di alterare i loro solenni equilibri e di risvegliare quella femminilità che alle ragazze è stata negata e repressa, e da qui l'eruzione violenta e devastante di forti sentimenti e di pulsioni sessuali incontrollabili. E se l'autore è stato così abile nel farci identificare il caporale come la novità che va a alterare i ritmi del collegio, è stato comunque altrettanto bravo, anche se a mio avviso un po' noioso, nel farci inquadrare ciascuna figura femminile. Ognuna ha la sua storia ed è segnata dal suo passato che ha plasmato il suo carattere e magari anche corrotto la sua anima. Non vi dirò il segreto che ognuna di loro custodisce, ma mi sbilancio un pochino nel dirvi che il passato di Miss Martha è quello più sconvolgente. È lei infatti la figura femminile che più mi ha colpita del romanzo. È lei quella che ha destato maggiormente la mia curiosità e ha catalizzato gran parte della mia attenzione. La figura forse più controversa del romanzo, quella per cui, a mio avviso, è valsa la pena arrivare alla fine di tutte le pagine per capire cosa l'avesse segnata così nel profondo. Questa storia mi ha completamente sconvolta per la sua atrocità e crudezza. Può risultare disturbante e aspra, ma allo stesso tempo fa riflettere e molto, poiché si può considerare come un'invettiva sulle miserie dell'animo umano e sul potere corrosivo delle privazioni. Non sarà un capolavoro e il ritmo, soprattutto nella parte iniziale, fatica ad ingranare, ma è sicuramente una lettura che giudico positivamente, mi è piaciuta molto e senza dubbio la consiglio, anche solo per le considerazioni che suscita riguardanti i lati più profondi, oscuri e inquietanti che caratterizzano l'animo umano. È possibile rivalutare grazie alle ultime 30 pagine un romanzo? Forse sì, perché a me è successo. Il finale ha dato un senso a tutto e anche io ne sono rimasta sconvolta come Luce. Comunque non metto senz'altro L'Inganno tra i migliori libri che abbia letto, semplicemente mi sento di attribuirgli qualcosina in più rispetto a quello che prevedevo strada facendo. Infatti, come per Le Vergini Suicide, ho trovato una fastidiosa patina cupa che fin dall'inizio fa presagire il peggio, ma senza darti comunque grossi scossoni. Il finale è riuscito a dare un senso al titolo del romanzo dalle innumerevoli pagine di monotonia lette, certo. E a giorni di distanza ancora mi chiedo, possibile che siano arrivate a questo punto? Sconvolgente davvero, ma ciò per me non basta.
Attribuisco il mio giudizio non proprio positivo allo stile dell'autore. Non è riuscito a tenermi incollato alle pagine e, come dico sempre, piuttosto che annoiarmi a morte con queste pagine, mi metto a pulire casa. Pertanto, per me sono 3 stelline e mezza, non di più. Però voglio aggiungere ancora una cosa che credo possa aver inficiato il mio giudizio. Un conto è leggere un libro in edizione cartacea, come ha fatto Luce, e un conto è leggerlo in versione digitale, come ho fatto io. Quando il punto di vista si sposta ogni capitolo da un personaggio all'altro, che l'autore si premura comunque di specificare in apertura, e in questo si alternano nella narrazione ben 8 figure, provate voi a riprendere la lettura, se l'avete interrotta a metà capitolo, e a capire subito chi stava parlando. Una scomodità assurda. Con l'e-reader dovete tornare indietro e andare poi di nuovo avanti. Per me anche questo ha penalizzato senz'altro il piacere della mia lettura. E questa volta io e Stefania ci troviamo in disaccordo sulla lettura fatta, ma forse è proprio questo il bello delle nostre recensioni a confronto. Chissà come andrà la prossima. E con questo vi salutiamo e vi auguriamo tante meravigliose letture. Ciao!